Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione Swift versione 4.0. In questa lezione parleremo della typecasting, ma come sempre apriamo Xcode e creiamo un nuovo file program chiamandolo typecasting. La programmazione di oggetti è quella con cui ci ritroveremo a lavorare quotidianamente con le nostre applicazioni. I componenti di un'applicazione sono tutte classi o strutture che poi vengono istanziate in oggetti. Pensiamo ad esempio ad un bottone. Questo generalmente è composto da una forma più o meno rettangolare e da un titolo, ha un colore di sfondo, un font per il testo e altre varie caratteristiche. Quindi la programmazione di oggetti ha riscontri che vanno oltre a quello che potremmo pensare. La programmazione di oggetti non è un modo di programmare, è il modo di programmare. Poniamoci una domanda: due oggetti, istanza della stessa classe, sono uguali? Purtroppo non possiamo e non troveremo mai un sistema che ci dica quando un oggetto A è uguale o no a un oggetto B. Il motivo è abbastanza semplice. Io sono oggetto di una classe, persona, e sono simile a un altro individuo, ma non sarò mai tale uguale a lui. La stessa logica è stata ripresa e si ripercuote sugli oggetti di un linguaggio di programmazione come Swift. Però, e come sempre c'è un però, un oggetto fa parte di una famiglia, che abbiamo chiamato appunto classe, che ne descrive le caratteristiche generali. Questo vuol dire che, pur non potendo confrontare gli oggetti tra loro, è possibile verificare se quell'oggetto è istanza di una classe oppure no, oppure di trasformare un oggetto, istanza di una classe, nella sua gerarchia, in un'altra della gerarchia delle classi a cui appartiene. Io ho creato una classe persona, vedete? Dove abbiamo in ingresso un nome e l'istanza e la creazione con l'init di una variabile nome. Abbiamo creato due istanze di persona, una chiamata Francesco e una chiamata Mario. Se io provo a fare un confronto, il compilatore appunto ci notifica errore dicendo che non possiamo verificare se la classe A è uguale alla classe B. Ora vediamo invece il significato appunto di typecasting. Se per esempio noi abbiamo una classe padre, che potremmo chiamare classe nota, magari di un nostro programma che gestisce la creazione di promemoria, potremmo fare la classe padre che ha una proprietà chiamata nome di tipo stringa. Inizializziamo la nostra variabile tramite l'init, quindi nome di tipo stringa, e assegniamo la nostra proprietà e il nome. Poi potremmo avere delle classi figlie, magari la nostra applicazione ha una classe figlia dove possiamo contenere del testo e una classe figlia dove potremmo contenere dell'audio. Quindi potremmo fare classe testo è figlia della classe nota, quindi eredita la classe nota, dove avremo var testo di tipo stringa. E avremo il nostro init, dove avremo l'entrata, il nome, di tipo stringa, e il testo, di tipo stringa, opzionale. All'interno avremo self nome uguale nome, o meglio, self testo uguale testo, e poi avremo il super init, con nome uguale a nome. Poi potremmo avere una classe audio,
classe aiaiai, classe audio, che figlia di nota, quindi dove all'interno avremo un parametro URL di dove salvata la nostra stringa, o meglio la nostra nota audio, che potrebbe essere opzionale, e poi abbiamo sempre il nostro init, dove come parametro d'ingresso avremo il solito nome di tipo stringa, nome di tipo stringa, e l'URL di tipo stringa opzionale. Poi avremo il set di URL uguale a URL e il super.init uguale al nome. Quindi abbiamo creato una classe padre che contiene tutte le note, il nome della nota e delle classi figlie, dove abbiamo il testo, una classe di tipo testo, quindi una nota potremmo salvare un appunto di tipo nota oppure un appunto di tipo audio. Quindi ecco qua, testo. Ok. Ora possiamo creare un array contenente i miei file audio e i miei file testo. Ma la domanda che ci dovremmo porci: quale tipo di dato ha questo array? In quanto gli oggetti contenuti sono sia di tipo testo che di tipo audio. E dato che un array, come qualsiasi variabile, può essere descritta solo con un tipo di dato, quello che lo rappresenta entrambi è la classe nota, cioè la classe padre. Questo è possibile appunto grazie alla ereditarietà inversa di un oggetto. Se per esempio mi faccio vedere, proviamo a scrivere mie note, vedete che come tipo di dato mie note non ci dà testo e audio, ma bensì ci dice che contiene un tipo di file, o meglio un tipo di dato, un array di tipo di dato nota, perché nota è la classe che accomuna le due classi figlie. E per l'appunto questo sistema si chiama typecasting. Quindi siamo riusciti in questo modo a salvare due tipi di dato diverso, audio e testo, in un array, facendo riferimento alla classe padre, proprio perché le due classi sono figlie dello stesso padre. In realtà le informazioni non vengono perse perché non è avvenuto nessun tipo di conversione. Quello che è avvenuto è stato solo il cambio del tipo di riferimento a cui viene, con cui vengono considerate quegli oggetti. Cambiare il riferimento del tipo di dato con cui trattare un oggetto, appunto, prende il nome di typecasting. Infatti, casting sta per cambiamento e type per tipo. Quindi dire che un oggetto B ha subito un typecasting equivale a dire che è stato cambiato il tipo dell'oggetto B in un tipo della sua gerarchia. Ora, per riconsiderare, più che convertire un oggetto nel suo rispettivo tipo di dato, si utilizza la parola chiave as, che esegue il casting e ti dà un feedback sul suo risultato di conversione. In questo caso si parla di downcasting, perché la conversione può avvenire solamente da un tipo più in alto nella gerarchia delle classi a un tipo più in basso. Per esempio, un oggetto di tipo nota potrebbe contenere un oggetto testo, perché è una sua subclass o figlia,
Mentre un oggetto testo non potrà mai descrivere un oggetto superiore, perché, per definizione, una subclass aggiunge qualcosa in più che una super o padre non ha. Quindi non possiamo descrivere un testo che contenga una nota, ma solo il contrario. Una nota può contenere sia un testo che un audio, essendo appunto delle file. Vediamo adesso come recuperare da questa array il rispettivo tipo o testo audio. Quindi se io provo a scrivere var recupero nota, posso dire che è uguale a testo punto init. Potrei mettere nota 01 testo nota. In questo caso io alla variabile recupero dati ho già dato il tipo di dato che è il dato nota e io gli ho assegnato il file testo. Infatti, se io provo a scrivere recupero nota, vedete, mi dice che è un dato, una variabile di tipo nota. E io ho assegnato il nostro testo. Se adesso provo a fare a testo, gli voglio assegnare il valore di recupero nota, bar testo uguale recupero nota. Se io provo a richiamare testo, vedete, me lo dice che è sempre una nota. Facendo il downcasting, quindi con l'as, io gli dico as punto interrogativo uguale testo, gli dico recupero nota, recupera la nota che ti ho indicato, però considera come tipo di file testo. Infatti, se adesso vado a richiamare testo, vedete, non viene più considerato come una nota, ma bensì come una variabile di tipo testo. Quindi col downcasting gli ho detto recupera la nota, però considera as come se fosse di tipo testo. E ripeto, questo sistema si chiama downcasting. Ora in questo esempio io ho utilizzato l'as col punto esclamativo perché sono convinto che recupero nota può essere convertito in testo. Se io provo a inserire qualcosa di diverso, il compilatore mi notifica errore. Per evitare questo tipo di errore, quindi fare un controllo sul testo, invece del punto esclamativo si utilizza il punto interrogativo, quindi gli dico guarda, potrebbe contenere un testo oppure no. Quindi il compilatore controlla col punto esclamativo se questo è di tipo nota, altrimenti restituisce il nil. Quindi quando non siamo convinti se può essere convertito in un tipo di file, in un tipo di oggetto, bisogna utilizzare l'as col punto interrogativo ed è fare un controllo. Se facciamo un controllo con if, o ci restituisce nota, oppure se non riesce a farlo, ci restituisce nil. Abbiamo un'altra parola chiave, è l'operatore is. Is ci permette di effettuare un controllo e restituisce true o false se l'oggetto in esame è un'istanza di una determinata subclass o classe. Quindi possiamo controllare se un oggetto è l'istanza di una classe. Sempre considerando l'esempio dell'applicazione, immaginiamo di voler contare gli elementi inseriti nella nostra array.
Quindi vogliamo controllare di che tipo sono gli elementi contenuti. Quindi, per esempio, potremmo fare due variabili di conto, quindi numero testo uguale a 0, inizializzarla a 0, e var numero audio uguale a 0. Dopodiché potremmo fare un ciclo for in, metteremo x in mie note, quindi la nostra array, e gli potremmo dire, tramite l'utilizzo di if x è un'istanza di testo, allora fai numero testo più uguale a 1. Poi potremmo fare on else if, controllare se invece x è un'istanza della classe audio. Se sì, potremmo fare numero audio più uguale a 1. Quindi tramite list controlliamo se gli elementi contenuti nella mia array, mie note, è un'istanza di testo o un'istanza di audio. Finito il nostro ciclo, potremmo fare print ci sono, quindi numero testo, oggetti testo e print ci sono numero audio, oggetti audio, e vediamo che abbiamo in console ci sono due oggetti di tipo testo e due oggetti di tipo audio. Infatti, effettivamente, nella mia array abbiamo due di tipo testo e due di tipo audio. Quindi fa un confronto e ci dice, restituendoci true o false, se un'istanza appartiene alla classe che mettiamo a confronto. Quindi ricordiamo che il typecast è quando si uniscono più oggetti di tipo diverso in un unico oggetto superiore, quindi un oggetto padre. Al contrario non possiamo farlo. Il downcasting è quando recuperiamo un valore e vogliamo considerarlo come un altro oggetto. Si usa punto esclamativo se siamo sicuri, o un punto interrogativo se non siamo sicuri, e quindi facciamo un controllo, e in questo caso il controllo ci può restituire nil. Poi possiamo confrontare col tramite list se un'istanza appartiene a una determinata classe, come abbiamo visto in questo esempio. Bene, anche per questa lezione è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Grazie e buona programmazione a tutti. Thank you.